nella doppia qualità di assessore alla cultura, ma anche di semplice cittadino, per l'amicizia che mi lega antica all'amico Fabrizio Fratangeli, un'amicizia datata molti anni, e per la gioia di poter partecipare a un'iniziativa come questa che ha degli elementi di straordinaria rilevanza. Il primo è il ricordo di Vittorio Pascelli. Stiamo parlando di una persona meravigliosa che ha speso la sua vita per ciò che amava, ciò che credeva, consapevoli a volte anche di qualche rischio, di qualche difficoltà. Non credo di immaginarsi quanti rischi si può essere in quel momento. Chi ha vissuto quei momenti, voglio ricordare a mia generosa sofferenza, se muoio qui, chi ha vissuto quei momenti, li ha vissuti come protagonista, li ha vissuti come vittima, li ha vissuti come familiari, e mi ascrivo a quelli che li hanno vissuti come familiari, perché c'era qualcuno che faceva politica assumendosi delle responsabilità enormi, ma dietro c'erano le famiglie, con quello che vivevano e con le preoccupazioni che avevano, con l'orgoglio che avevano quando guardavano i propri familiari impegnati. Vittorio Pascelli è stato una delle persone più straordinarie che questo paese abbia avuto. Io ho avuto la possibilità di leggere la sua epigrafe ogni volta che salivo le scale di scienza politica, ogni volta che andavo a dare un esame, ogni volta che il percorso universitario mi portava a fare delle scale, ogni volta che mi posto di fronte al ricordo di persone così straordinarie. Quindi il piacere di essere qui a ricordare Pascelli. Il ricordo di quegli anni, su cui ancora c'è tanto da scrivere, ancora c'è tanto da dire, ma credo che ci sia anche tanta voglia di dialogare, di confrontarsi, di mettere una parola di pace, di serenità e di tranquillità per una società che deve guardare avanti consapevole di quello che ha vissuto. Il piacere di essere qui per ringraziare Fabrizio per l'uso di un linguaggio artistico meraviglioso, la fotografia. Non a caso si parla e parla la cultura quando si ricordano alcune persone, alcuni momenti storici. È un linguaggio universale, un linguaggio di pace, di dignità, è un linguaggio di impegno civile, un linguaggio di impegno sociale. Sono felicissimo di poter portare il mio personale ringraziamento per questa iniziativa, ma per quello che faremo insieme, Fabrizio, perché noi stiamo cercando di restituire una dignità a una forma d'arte vera che è la fotografia. Lo stiamo facendo in questi anni impegnando i nostri spazi. Vi invito ad andare a vedere il Macro, quello che sta avvenendo al Macro, dove la fotografia fa da protagonista proprio in queste ore. In Musei Capitolini abbiamo avuto il piacere qualche tempo fa di mettere un'opera d'arte all'interno di un'altra opera d'arte. Quest'opera d'arte è un libro di fotografie che ritraggono i monumenti più belli del nostro paese, non della nostra città, dimostrando come, a seconda di come si guardano, di chi li guarda e della luce giusta, possono apparire di volta in volta nuovi. E solo un artista che sta dietro una macchina da preso fotografica può fare. Mi piace questo concorso perché punta su chi sta dietro la macchina fotografica e non soltanto su chi sta al di là dell'obiettivo. Quindi ce ne sono tanti di motivi, sono stato felice di poter partecipare, di consegnare un ricordo a nome, non tanto mio, che conta poco, ma di Roma Capitale, perché credo che Fabrizio lo meriti per i suoi anni di impegno, per i suoi anni straordinari di battaglie, e perché ha saputo coniugare in momenti così difficili la passione artistica con un impegno civile straordinario, facendo rivivere un linguaggio meraviglioso che è quello della fotografia. Grazie. Grazie, professore. Anche attento nel cogliere l'attimo in arte contemporanea si sta rivolgendo alla fotografia. Intanto volevo